Ciao ragazzi, benvenuti, siamo nella sezione Salomon come potete vedere e diamo un'occhiata insieme alla gamma 2020-2021 di attacchi. Facciamo subito una precisazione, parleremo spesso di base Blaster e base Shadow. Sono due tipi di base particolari che garantiscono un'ampia mobilità laterale senza influenzare la precisione in lamina. La base Blaster ottiene questo effetto con due cuscinetti posti nella zona del tallone, la base Shadow invece è una talloniera morbida, flessibile, che consente appunto un maggiore angolo di movimento. Le vedremo nello specifico comunque nei modelli che le montano. L'Hologram nella versione Woman, ovvero per le ragazze, è un attacco al mountain, tendenzialmente viene dal mondo freestyle, però la versione femminile ha, se vogliamo porla su una sorta di scala di riferimento, una scala di valori, ha una rigidità relativa un pochino più alta, quindi perfetto per l'all mountain, perfetto per le rider più aggressive, per le running park su salti un pochino più importanti. La base Shadow garantisce un'ottima libertà di movimento, adesso vediamo se riusciamo a far vedere l'effetto. È una talloniera morbida che permette, quando sotto la spinta della caviglia, una deformazione dell'attacco per avere più correzione dell'errore, più creatività e più manovrabilità. Lo strap alla caviglia, l'ankle strap, è leggermente imbottito ma molto sottile per avere una precisione, un controllo di lamina fenomenale. E cricchetti in alluminio, un'ottima ammortizzazione, spoiler comunque mobile, molto molto leggero, un attacco leggerissimo, un bel pacchetto. Ammortizzazione sotto il tallone per i vostri salti, i vostri trick, le vostre storie più strane.